Allora, ho appena finito la sfida, il braccio è abbastanza indolenzito. Ho notato che dal punto di vista della fotocamera il colpo è un po' strano, quasi non assomiglia a una vibora, ma vi garantisco che è una vibora, che c'è il movimento del gomito, che c'è il caricamento giusto e anche la posizione della racchetta e quindi l'impugnatura è corretta. E vediamo se sono arrivato a raggiungere 100 e soprattutto se sono riuscito a stare sotto i 3 minuti e 50. Visto che oggi ho finito un allenamento e ho fatto praticamente per 1 ora e un quarto solamente difesa, quindi difesa, quindi alle pareti, parete laterale e quella in fondo, ho utilizzato sì alcuni colpi come per esempio volete e battete, ma semplicemente solo per difendere. Non ho potuto fare assolutamente neanche una vibora, anzi ne ho fatta una per sbaglio e sono stato castigato con degli squat per questo errore. Per questo ho deciso di utilizzare la mia paddle machine per fare 100 vibore in modo tale da potermi sfogare. Ora, la macchina spara una pallina ogni 2 secondi. La sfida per me oggi è di riuscire a fare 100 vibora in meno di 3 minuti e 50 secondi. Essendo questo il primo video, se supera i 100 mi piace, farò una nuova sfida che saranno 1000 vibora e probabilmente ci integrerò più di 1 ora e mezza senza mai fermarmi. Quindi metti mi piace e iscriviti al canale. Sembrare che io stia cercando di evadere quello che è il numero di palline che uscendo dalla macchina rallentavano il tipo di macchina, ma anche in questo caso ti garantisco che le palline raccolte erano solamente quelle che la macchina automaticamente raccogliendole nella rete per una questione di rimbalzo le ributtava fuori. Dopo farmi i conti conteremo anche in quanto tempo sono riuscito a chiudere questa sfida. Mi auguro di esserci riuscito. Ho la spalla devastata, demolita, e credo che quella da 1000 senza mai fermarmi potrebbe essere molto molto pesante da affrontare, ma se raggiungiamo 100 mi piace sarà per me un piacere affrontare questa sfida per te. Bene, allora, il videomaker ha appena finito di montare il video delle 100 vibora e posso dirvi con certezza, intanto sto facendo un bagno caldo sulla neve, dopo aver fatto un allenamento con la mia home paddle machine sulla neve, in questi giorni caricherò il video, e il mio videomaker mi ha dato i numeri, sono riuscito a fare 100 vibora in 2 minuti e 50 secondi.